Mi dispiace non sia presente l'amministrazione, quindi la mia comunicazione più che comunicazione, non essendo presente l'amministrazione, più che altro è un mettere a conoscenza di l'Aula di determinate situazioni e di una in particolare. Presidente, io più volte ho sollecitato da questi banchi la situazione che è presente nella piazza San Girolamo, cosiddetta piazza Palle. Addirittura abbiamo presentato, e lei lo sa benissimo, un emendamento, abbiamo messo una somma di 10.000 euro per il recupero dell'area, ma nulla è stato fatto. Bene, io la settimana scorsa sono stato raggiunto da una telefonata da un'associazione, l'associazione professionisti in comuni, che onestamente devo dire non conoscevo. Mi hanno chiamato sul posto perché mi volevano informare di una determinata situazione. Mi sono fregato sul posto e mi hanno informato che avevano provveduto come associazione a diciamo mettere in mora l'amministrazione con una PEC, perché richiedevano, oltre che la pulizia per il decoro dell'intera area, anche la messa in sicurezza soprattutto dell'area, perché quell'area è in condizioni pietose e di pericolo pubblico per i bambini, perché lì vicino sappiamo benissimo che c'è l'asilo. Bene, mi hanno riferito che avevano fatto una PEC nel mese di novembre, un'altra PEC di sollecito nel mese di dicembre, addirittura un'altra ancora nel mese di gennaio, con lei e io, forse io, perché come ufficio di presidenza eravamo a conoscenza della situazione, della pericolosità. Bene, nulla è stato fatto, malgrado le PEC mandate, e neanche è stato dato un minimo di sicurezza. Io sono andato sul posto, ho visto che addirittura c'era del nastro bianco, le sfere in marmo buttate qua e là con degli spuntoni in ferro. Effettivamente c'era una pericolosità incredibile, non in passamano, con il vetro che poteva tagliare le mani, una serie di cose. Nel frattempo che interloquivo con questo dell'associazione, ripeto, professionisti in comune, loro hanno chiamato, hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. E qui chiedo l'attenzione dei colleghi. Beh, hanno chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti. I vigili del fuoco subito hanno chiamato l'ufficio tecnico del comune. Dopo un'ora, dico un'ora 60 minuti e forse più, hanno richiamato l'ufficio tecnico del comune, che si è giustificato dicendo che non avevano personale reperibile. Quindi una squadra dei vigili del fuoco è rimasta lì un'ora in attesa e del comune, tecnici del comune, non si è presentato nessuno. Nel frattempo io mi sono premurato, ho chiamato l'assessore Salvatore Accardi, che per la verità ha risposto subito al telefono, ho fatto presente la situazione e mi ha detto che all'indomani sarebbe intervenuto, vedendo un po' di fare il possibile. Beh, sono passato pochi minuti fa dal posto, tutto è rimasto, sì, ho visto una borsa appesa, e tutto è rimasto per com'era. Quindi, cari colleghi, purtroppo, dico purtroppo, noi, i nostri richiami, anche i nostri emendamenti al piano triennale, perché ripeto, noi, quest'Aula ha votato un emendamento già 2 anni fa, con cui si richiedeva, si metteva una somma per recuperare quell'ala, nulla è stato fatto. La somma, io mi sono informato, è andata in economia, di conseguenza qua questa amministrazione è contenta di fare perdere le somme piuttosto che fare lavori che il Consiglio Comunale richiede. Quello che io volevo rimarcare qui è il fatto che non si può fare rimanere una squadra dei vigili del fuoco, che servono alle necessità di qualsiasi intervento pericoloso che ci possa essere per la città, bloccati lì un'ora, e dopo un'ora richiamano e l'ufficio gli dice non abbiamo nessuno da mandarvi, e hanno fatto bloccato una squadra lì. Presidente, lei è stato avvisato con una PEC, come sono stato avvisato io, anche se siamo in indirizzo per conoscenza, ma io penso che ormai sia arrivato il momento di anche noi di intervenire, perché non possiamo lasciare le cose così per come stanno. Stiamo diventando veramente una cosa incredibile, un'indecenza. Io capisco che siamo alla fine di una consigliatura, siamo un po' diciamo tirando i remi in barca, ma la città non può essere abbandonata in questo stato. Grazie. Avevo chiesto di parlare per una comunicazione che in questi giorni ho cercato di seguire, anzi ho seguito con una certa
con un certo interesse, ma sono stato anticipato dal collega Arturo Garfano sulla questione della situazione in cui si trova a Largo San Gerolamo. Presidente, io non so, lei so che è stato assente per 3-4 giorni, almeno così aveva comunicato, ma in questi 3-4 giorni di sua assenza abbiamo seguito attraverso i social e attraverso gli emittenti locali la questione di Largo San Gerolamo, e all'intervista di un professionista, un presidente di questa associazione, che è l'architetto Carlo Iannarino, che denunziò pubblicamente attraverso intervista, ma con carta scritta, denunziò lo stato in cui si trova quella zona, io oggi pomeriggio e durante la mattina di oggi ho tirato prima fuori tutto quello che potevo tirare dai social o quantomeno dalla stampa scritta, e l'ho portata qui e ho visto una serie di diffide, una serie di comunicazioni, articoli di giornale e quant'altro. La cosa mi veniva da ridere quando oggi pomeriggio sono arrivato sul posto e, incredulo alla situazione in cui mi trovo, ho preso la borsa e l'ho messa lì appesa, dove manca proprio uno spazio di un vetro, credo un metro per un metro, 90 per 90, dove qualsiasi ragazzo più o meno grande, più o meno bambino, in un attimo può andare a finire là sotto, e non so come andrà a finire, se malaguratamente avverrà una cosa di questo. La cosa mentre ero lì a fare la foto che vi ho inviato in diretta, pensavo in me, beh, ma dove siamo? Dove viviamo? Probabilmente mi collegavo la mia mente a qualche giorno fa, quando un illustre assessore della nostra giunta apostrofò un nostro collega come Barabba, e io pensai, ma chissà se effettivamente questo si vede un'immagine riflessa allo specchio, perché questo era uno dei tecnici, un professionista, uno che mi andava tanto bel fare per la nostra città, dove in pratica, fino al giorno che non era nominato assessore, aveva una serie di elencazioni di mal così fatte, invitava l'amministrazione ad eseguire quello, quell'altro, invitava all'unanimità, invitava a stare sereni in consiglio. Dal giorno in cui ricopre quella carica non ho mai visto un suo interesse per risolvere un problema che si viene a creare nella nostra città. E questo proprio è quel caso di decoro urbano a cui quella persona c'ha una delega. E lì, quando in pratica ho fatto quelle foto, pensavo proprio, ma forse quella persona, quando sbagliando, o se ha fatto giusto non lo so, perché di Barabba qui dentro ce ne siamo tantissime sicuramente, però in quel preciso momento pensavo, ma forse quello si vedeva allo specchio e diceva, ma io sono Barabba, perché mi sono venduto per nulla o per 30 denari. Questa è la situazione, perché adesso la comunicazione, però Presidente, qui dobbiamo, la prego di intervenire lei nella sua qualità, con i suoi potenti mezzi di Presidente, persona astuta, di uomo di mondo, a cercare di far sì che l'ufficio tecnico, con somma urgenza, con qualsiasi somma ritenga opportuna, che ormai 10.000 euro dell'amico Arturo Gaffano, che abbiamo inserito in bilancio assieme alla collega Ginetta, ormai sono andati persi, però lì c'è una zona di pericolo non indifferente. Guardatemi le foto che vi ho mandato io pochi minuti fa, in pratica c'è un rischio veramente, veramente grosso per sia i giovani, i meno giovani, i bambini o non bambini. Chiunque può andare a finire lì dentro, chiunque in pratica si può prendere una palla di queste fra i piedi e spezzarsi una gamba, un arto, un femore e quant'altro. Quindi Presidente, affidiamo a lei, visto la presenza della giunta, affido a lei questo mio intervento, affinché lei da domani mattina avanti possa far sì di intervenire e mettere veramente in sicurezza quella